Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Andrea e oggi ho giusto uno o due libri da farvi vedere. Vi giuro che non ho idea di che cosa sia successo a settembre e ottobre, so solo che tutto è cominciato con un vabbè, ma un altro libro non è mica la fine del mondo, e alla fine ho finito per comprarne 16. Bravo Andrea! C'è da dire che alcuni di questi libri sono stati dei regali e c'è stato anche un invio da parte di una casa editrice, ma parliamoci chiaro, il grosso del danno l'ho fatto io. Sarei dovuto essere più parsimonioso? Probabilmente. Mi pento di questo buco gigante? Assolutamente no. Vi ricordo che se vi piace quello che porto sul canale potete supportarmi facendo acquisti su Amazon dopo aver cliccato sul link che trovate qui sotto in descrizione, perché a me arriverà una piccola commissione con cui appunto alimenterò il canale e per voi non ci sarà assolutamente nessun costo aggiuntivo. Non mi soffermerò troppo sulla trama dei libri perché sennò questo video rischia di diventare infinito e anche perché di molti ve ne ho già parlato nei wrap-up dei mesi scorsi o ve ne parlerò in un wrap-up che arriverà molto presto sul canale. Il primo libro che ho comprato è stato L'arte di essere normale di Lisa Williamson, che è un romanzo young adult che ha come tema centrale quello della disforia di genere, perché infatti il protagonista della storia è un ragazzino di 14 anni che però dentro di sé sente di essere una ragazza e vuole cercare di tenere nascosto questo suo grande segreto all'interno della scuola che frequenta. Ma come ben sappiamo, nelle scuole, specialmente nelle scuole superiori, i segreti restano tali per poco tempo. Ho visto questo libro sul profilo di Luigi di Everpop e ho detto devo assolutamente comprarlo perché il tema della disforia di genere è un tema che non ho mai affrontato in nessun romanzo e che secondo me dovrebbe essere affrontato molto di più nella vita di tutti i giorni, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Ho poi comprato Last Night I Sang to the Monster di Benjamin Alire Science, che è un romanzo young adult che parla di Zack, un ragazzo che invece di frequentare le scuole superiori si trova in un istituto per disintossicarsi perché infatti è un alcolista, però non si ricorda in che modo e come mai sia arrivato in questo istituto di recupero. E nonostante la trama possa sembrare un po' basic, a me Benjamin Alire Science piace tantissimo, adoro il suo stile di scrittura e ho adorato tutti i suoi libri che ho letto fino adesso. Tra l'altro ho realizzato un video dedicato proprio a lui, quindi se siete interessati ve lo lascio qui sopra nelle schede. Ad agosto avevo comprato i primi due libri della saga di Harry Potter e quindi non ho potuto aspettare oltre e ho recuperato tutti gli altri volumi, quindi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i doni della morte in queste bellissime edizioni per i 20 anni dall'uscita del primo libro, ovviamente in inglese, che sono veramente fantastiche, hanno delle copertine bellissime secondo me. E poi guardate che figura che fanno in libreria, le costine sono bellissime, come facevo a non prenderli. La Sperling & Kupfer mi ha poi inviato La sorella di Louise Jensen, che è un thriller psicologico che ha come protagonista Grace, una ragazza la cui migliore amica Charlie è morta confessandole di aver commesso una cosa terribile e chiedendole perdono per ciò che ha fatto. Anche Grace però ha tantissimi segreti nella sua vita e molti segreti riguardano anche la vita di Charlie, il suo compagno Dan e una misteriosa ragazza che incontra Grace e dice di essere imparentata proprio con Charlie. Di questo libro ho fatto una recensione, è un libro thriller che mi è piaciuto molto, quindi se siete interessati vi lascio anche quella qui sopra nelle schede. Spinto poi dal grandissimo successo che questo libro sta avendo in Italia, ho comprato The Hate U Give, Il coraggio della verità di Angie Thomas, che è un romanzo ispirato al movimento americano Black Lives Matter, perché infatti la protagonista di questo libro è Star, una ragazzina di colore che assiste all'uccisione del suo migliore amico Khalil da parte della polizia. E questo fatto genera una protesta grandissima che sfocia in una vera e propria guerriglia nel quartiere di Star e che rischia di mettere in pericolo la sua vita e di tutte le persone a lei più care. Vi ho già parlato di questo libro nel wrap-up del mese di settembre ed è un libro che io ho adorato veramente alla follia. Penso che tutti dovrebbero leggere questo romanzo, non solo i ragazzi ma anche gli adulti. Quindi se siete interessati vi lascio il link al mio wrap-up qui sopra nelle schede. Ho poi comprato Il principe prigioniero di C.S. Pacat, che è un romanzo storico ambientato in un mondo simile al nostro, al tempo degli antichi greci e degli antichi romani, e che ha come tema centrale le lotte per il potere e gli intrighi di corte. È molto particolare come libro però perché le dinamiche fra i personaggi all'interno della storia si basano su relazioni omosessuali.
Ho letto questo libro sempre a settembre, quindi potete rivedere il wrap-up del mese di settembre se siete interessati, ma anche questo libro mi è piaciuto molto. Voglio raccontarvi un aneddoto secondo me carino su questo libro perché io l'ho cercato veramente in tutte le librerie della mia città, delle città vicine, senza mai trovarlo. Tant'è che sono arrivato in una libreria, ho chiesto se avevano questo libro disponibile e mi hanno detto che il cartaceo non esiste. Quindi io in realtà in mano sto tenendo un libro che non esiste. Scherzi a parte, l'edizione del libro è molto carina, a me mi ricorda molto i manga perché è molto compatto, molto piccolo, con questa copertina super lucida, non lo so, mi dà quell'idea lì. Il prossimo libro che vi mostro è Dio di Illusioni di Donna Tartt, che è un thriller che io ho trovato solamente a 5 euro e quindi ho dovuto comprare per forza, anche perché ne avevo sentito parlare, o almeno avevo sentito parlare di Donna Tartt sul canale di Giorgia di Joriz. Lei è una fan sfegatata di questa autrice e quindi, visto che Jo è la mia thriller buddy, perché a tutti e due ci piacciono tantissimo i thriller, non ho potuto non prenderlo, quindi Jo, sappi che questo acquisto è colpa tua. Spinto poi sia da Antonio Lombardi, e vi lascerò il suo profilo Instagram in descrizione, e Martina del canale Books & Tea, ho comprato Anima di Wajdi Mawad, che è un thriller molto particolare perché la storia è narrata dal punto di vista degli animali. Infatti la storia di base è quella di un uomo che un giorno, tornando a casa, trova la moglie assassinata e decide di dare la caccia al killer di sua moglie. Però tutto quello che avviene all'interno del romanzo è raccontato dagli animali che assistono alle vicende di quest'uomo e quindi ne hanno parlato tutti molto bene, la storia sembra molto particolare, quindi non vedo l'ora di leggerlo, sarà sicuramente una delle mie prossime letture. Un altro libro che ho comprato è stato Autobiography di Christina Loren, che è un romanzo young adult il cui protagonista è Tanner, un ragazzino bisessuale che si innamora dell'assistente del professore di un corso di scrittura che ha come obiettivo quello di far scrivere agli studenti un libro in soli 4 mesi. E la persona di cui si innamora, Sebastian, è un alunno dell'anno precedente che ha appunto seguito il corso e ha scritto un libro che ha avuto un grandissimo successo. Sebastian però è anche il figlio del vescovo mormone di questa cittadina in cui Tanner è andato ad abitare e quindi le cose si fanno un po' complicate perché Tanner non sa se Sebastian sia gay o se sia interessato a lui. Ho già letto questo libro che ho trovato molto carino e di cui vi parlerò nel wrap-up che uscirà nei prossimi giorni e devo ammettere che ho comprato questo libro soprattutto per la copertina perché Andiamo è veramente fantastica, penso sia una delle copertine più belle dei libri che io abbia comprato quest'anno. Il prossimo libro l'ho trovato in una libreria a Firenze ancora in celofanato, nonostante sia un libro uscito qualche anno fa e che fa parte di una delle mie trilogie preferite di sempre. E sto parlando di Hunger Games, il canto della rivolta, che appunto era ancora involto nella plastica quando l'ho trovato e quindi ho detto non me lo posso far scappare, anche perché le edizioni che avevo io sono tutte rovinate e non mi piacevano un granché. Quindi ho deciso di recuperare tutta la saga in copertina rigida e per ora ho comprato il primo libro, quindi Hunger Games. Infine, l'ultimo libro che ho comprato ad ottobre è stato A Darker Shade of Magic di Victoria Schwab, che è un fantasy di cui vi ho parlato sia nel wrap-up di luglio, sia nel wrap-up di agosto, sia nel wrap-up di settembre, perché fa parte di una trilogia, ed è un fantasy ambientato in un universo in cui esistono 4 Londre parallele, in cui in alcune la magia esiste, in alcune la magia non esiste, e che a un certo punto vengono minacciate da un'oscura entità che rischia di distruggere tutti i 4 mondi di questo libro. Questo libro è uscito anche in italiano, io stavo per comprare l'edizione italiana, però non mi piaceva moltissimo perché non l'ho trovata molto curata. Quindi ho deciso di prendere questa qui, che è l'edizione americana, con le copertine bianche che a me fanno impazzire e che secondo me è un'altra qualità rispetto a quella italiana. E dentro è fatto in questo modo, la sottocopertina è bianca e all'inizio dei capitoli, all'inizio del libro, ci sono delle miniature, delle mappe della città di Londra, quindi non potevo assolutamente farmi scappare questa edizione, visto che questa saga, questa trilogia, è diventata una delle mie preferite di sempre, e quindi non vedo l'ora di comprare anche gli altri capitoli. Bene ragazzi, questi erano i tantissimi libri che io ho comprato tra settembre e ottobre. Qui sotto nei commenti fatemi sapere se li conoscevate già, se li avete letti, se vi sono piaciuti, insomma ditemi un po' che ne pensate. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao!